Gara 2 dell'International GT Open da Hockenheim, quarta corsa della stagione nel secondo round, ritorno in Germania. Lambo in prima fila che mantiene il vantaggio della pole con Sidler che amministra Giacomo Altoe, ottimo scatto da parte anche della Ferrari di Civer che va a insidiare il podio, il contatto nelle retrovie tra Kodair e Lenz che manda entrambi in testa coda, il sorpasso della Aston ai danni della Lambo prima dell'apertura del cambio pilota, anche McLaren si fa vedere ma finisce lungo Turner con Altoe che riesce a riprendersi la seconda posizione prima di andare a spingere. Un ottimo recupero poi anche di Wilkinson dopo il cambio pilota che porta di fatto l'Aston sul terzo gradino del podio. Non c'era la possibilità per la Mercedes di Ramos di provare il contatto e qui invece Froggatt che va a perdere la leadership costruita da Eddie Cheever nel corso della prima manche, regalando la vittoria alla Mercedes di casa HTP. Il confronto tra Ferrari e Lambo con Griffin che va a recuperare posizioni, la seconda vittoria dell'anno per Grenier e Sidler dopo gara 2 di Le Castellet, la prima doppietta del team Emil Frey con Costa di Altoe sul secondo gradino del podio e l'Aston che può celebrare il primo podio in stagione. Yeah.